l'euro, soprattutto in questo momento, guarda alle presidenziali francesi. Quindi, Sì. ecco, allo scontro Macron-Le Pen, a te. Sì, allora per quanto riguarda lo scontro Macron-Le Pen, io devo dire sono rimasto abbastanza sorpreso, nel senso che mi sarei aspettato, nonostante appunto la vincita di Macron, mi sarei aspettato una reazione più peggiore dei mercati, che peraltro si sta manifestando oggi. Quindi ieri, tutto sommato, la reazione iniziale all'apertura del lunedì è stata abbastanza composta. Quello che voglio dire è che c'è da un lato Le Pen e dall'altro lato c'è anche il voto che è arrivato a Mélenchon, quindi la Sì. sinistra estrema. Se andiamo a vedere il 21,92-95% di Mélenchon più il 23,15% di Le Pen, vediamo che circa un 45% della popolazione francese ha fatto dei voti comunque estremi, estremisti, cioè diciamo Le Pen ha cercato di ridurre, di smussare i toni più aggressivi, che erano quelli che connotavano appunto il partito fino a diciamo alle scorse elezioni. Quindi ha cercato di edulcorare i toni proprio per ampliare l'elettorato potenziale, e però comunque rimane un voto chiaramente abbastanza estremo. E dall'altra parte c'è comunque questo Jean-Luc Mélenchon, che è estrema sinistra, sinistra radicale, e quindi secondo me, ecco, fa capire qual è il malcontento. Comunque è un voto, secondo me, di protesta. Poi bisognerà vedere appunto al ballottaggio del 24 cosa succederà, e ovviamente, ecco, diciamo che la previsione è quella che vede Macron vincitore. Però un nulla è scontato, ne abbiamo viste di tutti i colori negli ultimi Certo, anni, quindi bisogna certo. stare attenti. E in questo caso, appunto, secondo me è normale vedere comunque una reazione quantomeno cauta, e in questo caso in realtà abbastanza decisa negativa delle borse, che vabbè, ovviamente ci sono le elezioni francesi, ma ci sono poi tutte le altre componenti geopolitiche, quindi tra la guerra in Ucraina, l'inflazione, e poi tra l'altro anche una stagione di trimestrali che comunque è attesa positiva, però molto meno positiva delle Ecco, precedenti. ma quali sono gli scenari sull'euro secondo te? Ipotizziamo, vabbè, se dovesse essere confermato Macron, l'euro immagino prenda un po' di respiro, ma anche rispetto alla potenza del dollaro che stiamo vedendo in questo momento, domanda numero uno. Se invece, scenario, comunque lo ipotizziamo, perché come hai detto anche tu, non possiamo escludere niente, dovesse invece vincere a sorpresa Le Pen? Ma allora io la vedrei molto male per l'euro a quel punto, nel senso che, appunto, come hai fatto giustamente notare, se dovesse vincere Macron, che è lo scenario che un po' tutti si aspettano, sarebbe normale vedere una risalita dell'euro. C'è da dire, ecco, un'altra cosa però, che mentre nelle prime elezioni, appunto, ho letto anche un po' di stampa francese per vedere un po' quello che dicono loro, ho visto che effettivamente cioè Macron era visto un po' come la novità, un po' rivoluzionaria, una faccia giovane, eccetera, eccetera, e a questo punto di fatto la popolazione, siccome si è trovata, sta vivendo il malcontento legato, che vediamo un po' tutti, legato all'inflazione, quindi un costo della vita che è salito molto. C'è, cioè, comunque una serie di problematiche che effettivamente non hanno soddisfatto appunto gli elettori, e quindi diciamo che la freschezza, che era stata un po' la voglia di novità che l'ha fatto vincere nelle prime elezioni, potrebbe non esserci più, anzi non ci sarà più in questo caso. E quindi diciamo che una parte della sinistra e una parte degli altri si mettono appunto a votare Macron per evitare che vada al potere un voto estremo, oppure effettivamente ci sono delle possibilità che vada invece al potere proprio un partito abbastanza estremista, e quindi questo Certo. riaprirebbe tutte le pagine che abbiamo visto nel 2011-2012. Ovviamente speriamo meno, però ecco, riapre quel tema che sembrava ormai archiviato, e quindi a quel punto, se così fosse, potremmo, secondo me, vedere un affondo del cambio euro-dollaro. Direi che a questo punto c'è, cioè, i supporti abbastanza visibili, che sono quelli di lunghissimo periodo, quindi dal 2016-2015 sono l'area 1,03, quindi quella direi che Ok. è l'obiettivo più importante. Sulla parte siamo comunque in una fase più di bottom probabilmente dell'euro, quindi io tendenzialmente appunto non mi metto a comprare dollari su questi livelli. Rivedrei le posizioni se ci dovesse essere una rottura sotto 1,03. A quel punto, con calma, vedendo che appunto varie conferme
valuterei, ecco, nel senso che a quel punto gli spazi verso il basso sarebbero anche molto, molto, molto maggiori, però al momento, ecco, rimango più dell'idea di andare a vendere dei dollari o comunque comprare euro. Questo comunque lo aspetterò le lezioni, quindi non mi metto a farlo prima. Comunque l'area dove siamo adesso, quindi tra 1,08 e 1,05, comunque un'area supportiva molto importante. Le conferme a rialzo arriverebbero sopra 1,12, le primissime conferme. Gli obiettivi rialzisti, in caso effettivamente ci fosse una svolta da ribasso a rialzo, sarebbero in area 1,15, 1,18.